Al via Teramo l'istituzione delle aree pedonali in centro storico. Niente più automobili e furgoni attorno alla cattedrale, due aree pedonali in Corso San Giorgio e via Capuani, più stalli per il carico e scarico merci e per le persone disabili nelle vie a ridosso del centro città. Le novità più rilevanti riguardano l'assoluto divieto di sosta e fermata in Piazza Martiri della Libertà, via San Berardo, via del Vescovado, piazza Orsini, tutta la zona antistante la scalinata del Duomo e sotto il porticato del Palazzo del Comune. Teramo si dota per la prima volta di aree pedonali, veramente delle aree pedonali. Sappiamo la storia di Via Capuani negli ultimi anni, qual è stata. Due aree pedonali, più parte una restrizione importante per Piazza Martiri e Piazza Orsini. Le due aree pedonali sono Corso San Giorgio e Via Capuani, che hanno delle tempistiche diverse. Corso San Giorgio è H24, Via Capuani lo sarà per 12 ore al giorno, dalle 3 del pomeriggio alle 3 di notte, con la speranza che torni a essere quella via vissuta che conoscevamo prima del Covid. Mentre invece su Piazza Marti e Piazza Orsini ci sarà, c'è da stamattina, il divieto di fermata, cosa che non c'era prima, che questa assenza consentiva un parcheggio selvaggio, veramente inguardabile sotto l'aspetto della qualità urbana, cosa che noi vogliamo migliorare tantissimo, perché la qualità urbana è collegata al miglioramento della qualità della vita. Una classifica di Italia Oggi di un paio di mesi fa, che dava comunque Teramo in buona posizione, dava un bruttissimo zero al numero delle aree pedonali. Stiamo lavorando per far sì che questi numeri vengano cambiati e che la qualità della vita di questa città venga migliorata. Ci saranno i controlli, però ovviamente l'appello va fatto ai cittadini. Assolutamente sì, i cittadini sono i primi protagonisti di questa cosa, e sono i primi che devono partecipare per contribuire affinché questa iniziativa venga, diciamo, abbia il miglior risultato possibile.